l'opera dello Spirito Santo cambia ogni giorno, sempre più in alto con più rivelazioni. Così Dio perfeziona l'umanità. Se l'uomo non tiene il passo, resta indietro. Se non ha un cuore che ubbidisce, non può seguire fino in fondo. Chi disubbidisce vuole opporsi, rimane indietro, mentre l'opera di Dio avanza. Solo chi ubbidisce con piacere si umilia, può giungere alla fine del cammino. L'età di prima è passata, è giunta una nuova età. La nuova età esige un'opera nuova. Nell'età finale Dio perfeziona l'uomo e compirà una nuova opera. Perciò senza un cuore che ubbidisce sarà arduo seguire le orme di Dio varia e non ha regole, ma è sempre più nuova e più elevata. Diventa più pratica ad ogni passo, sempre più conforme ai bisogni dell'uomo. Solo attraverso quest'opera l'uomo può cambiare la sua vita. Così Dio eleva l'opera, così Dio perfeziona l'uomo per i suoi fini. L'opera confuta e riordina le nozioni umane, guida l'uomo a un livello più alto e più reale, nel più alto regno della fede in Dio, affinché sia fatta la sua volontà.